Ciao! Ciao, Amit. Se non ricordo male, tu parli il goblinese. No, cioè, no, non ricordi male. Lo parlo. Per caso ha a che fare con il goblin con cui parlavi a Hogsmeade? Sì. Il suo nome è Lodgok. Il tuo aiuto ci farebbe comodo. Mi sta aspettando vicino a una miniera dei goblin. Mi dai una mano? Ma certo! Che emozione! Voglio dire, potrebbe essere pericoloso? Credo voglia solo mostrarmi qualcosa che ha a che fare col goblinese. Se ti rincuora, è un amico di Sirona. Bene, buono a sapersi. Se Sirona si fida di lui, mi sento più tranquillo. Hai detto che conosci il goblinese, ma quanto bene esattamente? Ho imparato a leggerlo da bambino. Sai, i miei genitori hanno una biblioteca assai fornita. Quando i classici mi sono venuti a noia, ho iniziato a divorare gli scritti goblin. Potrei dirti dei titoli, ma tanto non li capiresti. Hai mai parlato direttamente con un goblin? Incredibile a dirsi, ma no! Poter conversare in goblinese con un madrelingua è un sogno che si avvera! Sono curioso di scoprire le sfumature di pronuncia e intonazione che potrebbero essermi sfuggite, essendo io un autodidatta. Lodgok sta aspettando. Andiamo? Certo! Devo solo verificare la pronuncia di un paio di parole importantissime. Ci vediamo direttamente lì. Ho invitato un amico che parla goblinese. Prima che arrivi, forse puoi spiegarmi perché siamo qui. Certo. Sfortunatamente portare a Ranrok l'elmo di Urtkot non ha sortito in lui l'effetto sperato. Sapendo come è stato trafugato, ha ipotizzato mi fossi fatto aiutare nel recupero da una strega o da un mago. In che altro modo pensava che un goblin potesse riprendere l'elmo? A quanto pare non ha alcun interesse a farsi perdonare da te. Purtroppo, quando si tratta di Ranrok, nutrire aspettative razionali è un lusso. Maledetto Gradbarb e i suoi diari. Gradbarb? Fu un antenato di Ranrok, un maestro dei metalli. Se dobbiamo lavorare assieme, tanto vale dirti tutto quanto. Di recente, Ranrok mi ha inviato a recuperare dei diari di Gradbarb scoperti da poco. In essi si parlava di depositi che un gruppo di maghi e streghe aveva chiesto a Gradbarb di costruire. Che si intende con depositi? Grandi ricettacoli fatti di metallo goblin e rinforzati con la magia. Ranrok ha reclutato vari soggetti per aiutarmi a trovarli. Dovevamo ispezionare ogni posto collegato ai 5 nomi citati nei diari. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach e Rookwood. Il castello di Rookwood. La nostra ricerca è iniziata da lì. Ma perché a Ranrok interessano tanto questi depositi? Per quello che hanno al loro interno. Per secoli, streghe e maghi non hanno condiviso le loro conoscenze coi goblin. Ci hanno persino vietato di usare le bacchette. Così molti goblin, me compreso, cominciarono a diffidare profondamente di loro. Ranrok era convinto che i depositi contenessero un potere che la stirpe magica voleva tenere per sé. Era, o meglio, è determinato a reclamarlo per i goblin. Ma... Ecco il mio amico Amit. Meglio proseguire la conversazione più tardi. Buongiorno, signor Lodgok. È un grande onore. Parli goblinese? Oh, bagalio! Basta così! Ti prego, non dirmi che stavi tentando di parlare in goblinese. Sì. Forse la mia pronuncia non è perfetta. Immagino che alcuni dialetti differiscano da... Il problema non è la pronuncia.
A malapena sembrava una lingua. Spero che tu sappia leggere il goblinese meglio di quanto non lo parli. Sì, signor Lodgok. Niente, signore. Fortunatamente basterà che siate in grado di decifrare dei progetti, visto che io non potrò venire con voi. Quali progetti? E perché tu non puoi venire con noi? Dobbiamo scoprire cosa sta tramando Ranrok. Un seguace distratto potrebbe aver dimenticato dei progetti nella miniera. E io non posso venire con voi, perché c'è il rischio che qualcuno mi veda e lo riferisca a Ranrok. La cosa importante è che nessuno vi veda, né l'occhio sulla porta incantata, né qualche seguace rimasto nei paraggi. Cos'altro dobbiamo sapere sulla porta incantata? Fino a quando l'occhio potrà vedervi, la porta non si aprirà. Per entrare, dovete rendervi invisibili. Da quel che so di voi maghi, la cosa non dovrebbe essere troppo complicata. Io e Amit possiamo farcela. Aspetterò il vostro ritorno. Ci vediamo presto. Sì, certo. La porta ci guarda. I libri raramente ci preparano alla realtà dei fatti. Ecco una vera miniera goblin. È ancora più grandiosa di quello che credevo. Non riesco a credere di aver incontrato un goblin. Scopriamo il possibile e andiamocene da qui. Guarda questo buttacarico. Quanta maestria in un dispositivo così semplice. Maestria o meno, sembra l'unico modo che abbiamo per proseguire. Riesco ancora a credere di essere dentro una miniera goblin. Accio! Tieni gli occhi aperti, Amit. Vedrai che usciremo sani e salvi da questa miniera. Un umano in meno di cui preoccupare. Bombata! Non sono abituato a situazioni così intense. Usciremo da qui sani e salvi, Amit. Hai la mia parola. Farsi vedere, eh? Siamo osservati da una porta.
Mi sento uno di quei personaggi dei libri di avventura che mi piace leggere. Diamo un'occhiata, Amit. Potrebbero esserci dei progetti qui in giro. Ci saranno dei progetti qui in giro da qualche... Uno schema. Stanno costruendo qualcosa. Non riesco a capire cosa sia. Che strano. Devono esserci degli appunti in giro. Cosa staranno costruendo? Ingegnoso. Vedere che costo Talos. Non battere! Guarda che ti sei! Proteggo! Stupefatto! È molto affascinante vedere il goblinese scritto direttamente da un goblin. Lo stile calligrafico è straordinario. Devo riuscire a capire cosa stanno costruendo qui sotto. Revelio! Se sto traducendo correttamente, e così credo, stanno costruendo qualcosa di grosso. Ma cosa? Fammi sapere se trovi degli appunti o degli schemi. Non possiamo tornare da Lodgok a mani vuote. Vedrai, posso muovermi senza fare alcun rumore. Mi merito di meglio della semplice pattuglia. Cosa stai? Sembra che sia qualcuno. Che arroganza. Stupefatto. Bomba. Ripendo. Glass. Defingo. Ripendo. Non mi fermerai. Bombarda! Lucky, ti fingo! Che non ti avrò ucciso! Mi vengo! Proteggo! Stupefatto! Oh, così è davvero troppo. Quello è... Restami vicino. Ho affrontato ben di peggio. Un'altra caldaia. Questo posto è più intricato di quanto credessi. Bombarda! Confringo! Revelio. Un altro schema.
Cosa staranno mai costruendo? Questa miniera è troppo piccola, di qualsiasi cosa si tratti. Revelio! Faccio! Wingardium Leviosa! Faccio! Wingardium Leviosa! Tranello del diavolo. Lumos. Un nemico temibile se non si fa attenzione. Un intralcio di cui potevamo fare a meno. Revelio! Lumos! Lumos! Piano con i dolci. L'altro giorno ti ho scambiato per un troll. Stavolta davvero ho sentito qualcosa. Cos'è stato? Chi va là? Pattugliare quest'area è una perdita di tempo. C'è bombarda! Ma quanti mai ce ne saranno? Questo deve essere l'ultimo, Amit.
Sì, certo. Pessime notizie. Stanno costruendo delle enormi trivelle, troppo grandi per questa miniera. Usciamo di qui e riferiamo a Lodgok ciò che abbiamo scoperto. Revelio! Ho bisogno di un attimo per riprendere fiato. Non ero pronto a tutto questo. Sono felice di averti qui con me, Amit. Ora che sappiamo che intenzioni hanno, possiamo andarcene. Alo, Mora! Tra poco saremo fuori di qui, Amit. Guarda, il montacarichi! Una visione a dir poco attesa. Possiamo per cortesia parlare di quello che è appena successo? Non è andata così male, vero? Stai scherzando? È stato terribile. Per oggi ho chiuso con le avventure. O forse per sempre. Grazie, Amit. Non ce l'avrei mai fatta senza di te. Ora, se non ti dispiace, vorrei scambiare due parole con Lodgok. Certamente. Vi lascio soli. Addio, Lodgok. Non ti dimenticherò tanto presto. I segreti dei Goblin sono al sicuro con me. Però un giorno scriverò un libro su questa avventura. Senza ulteriori esitazioni, addio! Stanno costruendo delle trivelle enormi. Abbiamo scoperto i loro piani. Sicuramente Ranrok sta cercando i depositi. Temo tu abbia ragione. Però, a parte il castello di Rookwood, non so in che altro posto voglia cercare. Pensavo a un'altra cosa che hai detto prima che entrassimo nella miniera. Che cosa? Se condividi le idee di Ranrok, perché mi aiuti? Al mio arrivo credevo di trovare il castello di Rookwood deserto. Invece al suo interno incontrai una strega che vi aveva allestito
una specie di campo di ricerca. Era così presa dai suoi studi che quasi non si accorse del mio arrivo. Quando mi vide, pensai che avrebbe provato paura o disprezzo. Invece fece qualcosa che non scorderò mai. Senza alcuna esitazione, mi sorrise e mi chiese di sedere con lei. Mi disse di essere una ricercatrice e mi mostrò un bizzarro contenitore con uno strano simbolo. Pensava che fosse in metallo goblin e non riusciva ad aprirlo. Voleva che collaborassimo. Miriam! Sì, ma come l'hai... La moglie del professore. Mi ha parlato delle sue ricerche e so del contenitore. Ah. La riverenza con cui mi parlò dei goblin, della loro intelligenza e delle loro abilità, mi colse di sorpresa. Mai alcun mago o strega mi aveva trattato con così tanto rispetto. Fu così che le permisi di studiare il contenitore, a patto di poter ispezionare il castello da solo. Quando ci salutammo, promise di riferirmi le sue scoperte. Giunsero altri seguaci di Ranrok e iniziammo a scavare, fino a che non trovammo il primo deposito. Ranrok gioì per la scoperta, ma si infuriò appena gli dissi di Miriam. Mi maledì per essermi fidato di una strega. Quando udì che era stata uccisa... Pensi che l'abbia uccisa Ranrok? Non voglio crederci, ma non lo so. Da allora qualcosa in me cambiò. Vedevo come il potere dei depositi stava trasformando Ranrok e tutti gli altri goblin. Non potevo continuare a esserne parte. Grazie, Lodgok, di avermelo detto. Ti sto dicendo questo per farti capire la posta in gioco. Ranrok non ha tutti i diari di Gradbarb. Ma da quelli trovati si capisce che a un certo punto Gradbarb costruì un deposito molto più grande di quello sotto il castello di Rookwood. Quello che hai scoperto oggi mi preoccupa, e molto. Se Ranrok scoprisse la posizione di quel deposito, temo che dovremmo affrontare una guerra feroce. Scoprirò cosa sa Ranrok al momento. Attendi il mio gufo. Spero che la professoressa... Strepitose. Credo che il nuovo potenziamento per la scopa sarà ancora più incredibile del precedente. Passa da Spint Witches appena puoi.